Non si placa la polemica che riguarda la chiusura del reparto di terapia intensiva di Gela dopo il focolaio Covid e arriva addirittura sino all'Assemblea regionale siciliana ad intervenire Elvira Mata, capogruppo di Fratelli d'Italia e componente della Commissione Salute all'ARS. La deputata interviene dichiarando la convocazione del direttore generale Alessandro Caltagirone dinanzi alla Commissione Sanità e aggiunge nella sua dichiarazione: considero miope, impegnativo e poco prudente la scelta di chiudere il reparto. Non ho condiviso la scelta di chiudere il reparto di terapia intensiva dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, né tantomeno quella di mandare in mobilità i pazienti che erano ricoverati in quel reparto all'ospedale di Caltanissetta. Ritengo che una scelta molto più giusta sarebbe stata quella di mandare in mobilità il personale, perché se il problema è stato il focolaio Covid che ha colpito i medici e il personale sanitario di quel reparto di terapia intensiva, io penso che si poteva pensare molto più saggiamente ad una sostituzione di personale, piuttosto, ripeto, che mandare in mobilità i pazienti. È per questo che ho deciso che chiederò una convocazione in Commissione Sanità direttore generale dell'ASP di Caltanissetta, perché ritengo che debba dare delle spiegazioni alla Commissione sul perché, sulle motivazioni che lo hanno indotto ad una scelta di questo tipo.